ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ragazzi, qualcosa di nuovo, squisito, particolare. È la prima volta che sul canale, oltre al calcio, portiamo qualcosa inerente al cibo. Noi siamo di Napoli, sappiamo che ci sono tante cose, tante squisitezze in giro, cose particolari da assaggiare, esatto. Siamo la capitale del food porn, quindi ogni tanto porteremo sul canale queste tipologie di video, proprio perché alla fine ci va di farlo, mangiamo sempre, quindi ogni tanto qualcosa ci sta. Prima ragazzi abbiamo preso le patatine con cheddar e pulled pork di Golosius, classico, famosissime, le sue classiche, insomma siamo andati per fare questo video confronto sul classico. Poi andiamo subito sul panino. Vediamo il packaging, comunque impeccabile. Sul packaging vince ovviamente. Un po' di sangue lì nell'hamburger. Ok ragazzi, il classico, ottimo, buonissimo. Bagnotto Golosius. Crispy Golosius, il classico ovviamente, con hamburger. Ok. Cheddar bianco, cheddar normale, bacon e la salsa crispy, che è simile, non uguale, simile alla salsa del Crispy McBacon. Okay, vediamo adesso Puck. Ragazzi andiamo su Puck. E tu sembri Puck, però Puck ha già la maglia di Egidio. Anche se comunque sarò imparziale per questo video, assaggerò e dirò, anche se vediamo insieme un po'. Allora, le patatine di Puck abbiamo preso le classiche dippers, quelle là semplici. Il packaging, insomma, è un po' spuse così, molto da sagra del paese, diciamo, via castagna. Direi già una zero per Golosius per il packaging. E mentre per quanto riguarda i panini, panino è l'aspetto migliore. Panino è l'aspetto migliore, più ordinato. Inclinamelo un po', dilla. Lo inclino, eccolo qui. Aspetta, prendiamo questo. Che è lo stesso, ragazzi, è il Django. Abbiamo preso il Django, che ovviamente è il panino da battaglia di Puck. Abbiamo ovviamente l'hamburger, la provola, il bacon, il barbecue, la maionese, le cipolle, quelle là rosse di Tropea, e gli anelli di cipolla fritti. Quanta chiattanza, quanta abbondanza. Ma mi sono dimenticato cosa c'è dentro. Ragazzi, eccoli, dopo un'ardua tagliata. Non ragazzi, facile. Guardate com'è all'interno. Che spettacolo. Proprio questo è di Wok. Cheers. Ah, guarda come addenta. Succulento. Di una carne rosata. Puck, è sempre Puck. Tu sei un porco. Allora, guarda sto porco. Strizzami la carne. C'è polpanino. Guardate ragazzi, guardate come c'ho sangue. Mamma mia. E poi una definizione che da Puck sulla maionese: mette la maionese al cucchiaio. Guarda, vedo un uovo croccante comunque. Ragazzi, claramente sta un po' soffrendo nel riprenderci, però arriverà anche lui, non vi preoccupate. Wow. Adesso ragazzi, il panino di Golosius, rivediamo gli ingredienti: hamburger, macina Golosius, cheddar bianco, cheddar classico, bacon e salsa crispy. Marco quest'anno si è comportato male, c'è un pezzo più piccolo. Vediamo. Come? Sapore un po' diverso. Ah sì? Molto più dolce. Mentre quello di Puck molto più salato. Vabbè, ci sono anche gusti diversi. Molto più tenero quello di Puck, questo è un po' più duro. Però risalta molto il fatto che su quello di Puck, ragazzi, si sente molto il salato, forse dovuto alle cipolle soprattutto. Si sente quella asprezza. Penso che ci sta un po' più di salsa in quello di Puck, questo qua ce ne sta un po' di meno. Oh, morta in diretta, la valosa views. Dammi una capata, vai, forte, vai, una bella capata. Olè. Comunque il pane non c'è proprio storia. Il pane è molto meglio quello, questo è proprio. Cioè, non possiamo insultare. Diciamo. Vabbè, dillo senza insultare. Vabbè, è tutto cazzo. Facciamo sti voti, sti paragoni. Ragazzi, io mi porto avanti perché tu c'era proprio. Assaggerai Golosius. Sì, mi faccio compagnia. Perché Golosius. Golosius. Questo lo rimango poco. Il crispy. Proviamo. Vai, vitello. Cosa ne pensi di questo Golosius? Ragazzi, è buono. Cioè, modo di fare altro. Però prima l'altro, poi vi dico. È più un panino che Mario usa per metterci. Cioè, più da luce, forse. È un po'. Tipo con la. Capito che dici. Ti stai addentrando nel Puck? Sì, ragazzi. Django? Vado con quello di Puck. Ma io non spremo, sennò cazzo. Porn. Dopo questo morso che c'è sia cipolla che bacon, non si capisce niente. Diciamo. Vai. Ron. Sta con la cipolla abbastanza. Si leva.
Allora non si può parlare preso. Sono due sapori, è vero, diversi, hai ragione, eh? Mm-hmm. Vabbè, il pane molto. Qua è più da panino. Mm. Ragazzi, io mi sono fatto un'idea, quando andremo ai voti la scoprirete. Eccoci qui, il secondo round, patatine. Queste patanelle, guarda, però allora, precisiamo ovviamente, queste sono quelle classiche. Senza salsa. Qui forse abbiamo sbagliato a non fare il paragone equo, però qua è con pulled pork e cheddar, se non erro. Di due aggiunte in più. E quindi dovrebbe partire una marcia in più lui. Allora, iniziamo direi con il... Pulled pork? Sì. Provare, bello ricco questo, quindi prendiamo un po' di un po' di cheddar. Lo piazziamo là sopra la patana. Però aspetta, ora ci metto pure una patana sopra, tipo sandwich. Se fate, grazie. Vai, di là, aspetta, prima di là. Un'esplosione di saponi: carne, formaggio, patate. Cosa vuoi di più? Allora, devo dire, queste patatine a me non mi fanno impazzire, cioè mi piacciono più questa tipologia di, proprio di base. Cioè, però rispetto a queste qua. Sono croccanti queste. Perché sono molto sottili. Le patate a pienda busta. Queste rispetto a quelle sono molto sottili. Cioè sono le classiche patatine della busta, esatto. Invece queste sono un po' più doppie. Adesso andrei all'assaggio delle classiche. Ho perso le mani. Un sapore strano. Vado? Vadi. Queste molto più morbide. Certo, mi piacciono le patatine, mi piacciono sempre non con troppa salsa e robe varie, quindi forse è più una cosa classica. E qua poi si vede pure proprio la buccia, proprio si vede, quindi si vede che sono proprio patate velate e tutto. Sia la croccantezza che il soffice della patata. Sì. La cremosità. Da dire che non sono calde, sono più buone entrambe. Però queste sono un pochettino sul freddo, più di queste altre, che questa mi è arrivata prima da poco. Oh. Proviamo prima queste qua. Vai, mettici tutto. Golosius. Buono. Un po' di cheddar là sotto. Patatina bella croccante. Un po' quella piccantezza, il retrogusto piccante. Sì, sì. Si sente bene, la patata molto fresca, buona, più salata di questa che con il cheddar e il pulled diventa un po' più dolce, meno... diciamo. Questa è un po' più salata, come anche per i panini tra l'altro, comunque spinge molto sul salato. Beh, questo è più tradizionale, forse questo cerca un po' di circa Vincenzo, comunque proprietario di Ricciu, cioè di Colosius, cerca sempre un po' qualcosa di originale. Salutiamolo intanto. Andrea Vincenzo, ti seguiamo. Anche Giana. Ragazzi, adesso abbiamo finito l'assaggio anche delle patatine, quindi direi che possiamo passare ai voti. Noi daremo delle varie votazioni, ovviamente, per ogni componente. Partiamo dal packaging, poi il pane, i componenti del panino, quindi sulla qualità e quello che abbiamo mangiato. La carne, quindi sì, tutto quello che compone il panino. E poi anche il voto alle patatine, sul magari la composizione e anche sulla tipologia di patata. Ragazzi, in base ai voti che daremo, sarete voi nei commenti a dirci, quindi, secondo voi, chi è il vincitore. Quindi, ok, passiamo subito al voto per packaging. Allora, per quanto riguarda Golosius... Vediamo il packaging di nuovo. Lo prenderei anche, giusto per farlo rivedere. Scatola quadrata, comunque a favore dei prodotti interni, anche con l'alluminio sul panino. Io darei un bel voto 8 al packaging di Golosius. Sì, confermo, perché comunque rappresenta un po' anche lo stile di Vincenzo, come dicevamo, mentre invece Puck più che tradizionale napoletano, mentre invece Puck è più tradizionale, le patatine un po' sfasate, mi sento di dire dare a Puck sui un 5 nel packaging, mentre invece lui 8. E io invece a Puck al packaging do un 6, sufficiente, comunque sta nel pacco. Sì, sì, infatti. Poteva sì. Fare qualcosa in più. Per quanto riguarda il pane, ragazzi, qui c'è da dire che sono entrambi di qualità buona.
però c'entrano in gusto un poco i gusti della persona. Allora, quello di cucco ovviamente è quello là, il falso buco, quello più croccante. Io do un 8 perché mi piace tantissimo il falso buco croccante così. Mentre il bun brioche, quello più morbido di Colossus, invece do un 6 perché comunque alla fine non è che mi piace tantissimo la consistenza così morbida. Sì ragazzi, anche io do, no in verità quello di Colossus do un 5 perché anche perché loro, vabbè, è vero, perché è artigianale, è molto morbido e loro ci tengono molto, puntano molto sul fatto del pane, però non lo so, alcuni piace l'agrodolce, a me non fa impazzire, è un po' non sta bene secondo me sul salato. Quello invece di cook è più croccante, è più buono, da un 7,5, va, questa cosa qua. Per quanto riguarda invece le componenti del panino di cook, quindi l'hamburger, la provola, le cipolle, il bacon, come anche è stato assemblato il panino, io do un 9. Ma per quanto riguarda poco, pure io do in realtà un vabbè, un 7,5-8, sempre come prima, non mi sbilancio troppo come lui. Poi dipende anche dai gusti personali, forse se piace molto la cipolla può far impazzire questo panino. Quello di Colossus invece forse do, vabbè, anche qui comunque un 7, non è solo buono, il bacon è molto croccante, ma 7,5 anche Colossus, perché l'interno è buono. Invece ragazzi, per quanto riguarda me con Colossus, con le componenti do un 8, perché alla fine roba di qualità, si sente, l'hamburger veramente molto buono con la macina loro. Ci troviamo, poi, diciamo, ci troviamo. Lì, sì, per... io ho dato 9 a Poke, do 8 comunque a Colossus che è stato buonissimo, pure col bacon molto croccante, quindi ci sta. Ragazzi, questo primo video confronto finisce qui, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete altri video di questo tipo, lasciate un bel mi piace e diteci qui sotto nei commenti quali altri confronti volete vedere tra le cose che si possono mangiare appunto a Napoli, cercheremo di portarvene quante più possibili, condividete il video, noi ci becchiamo alla prossima, ciao ragazzi!